Ciao amici, come state? Sono Laura Cepeda, benvenuti a casa mia, benvenuti al mio canale in italiano, Laura Cepeda Italia. Oggi ti vado a insegnare a fare questa bellissima giacca all'uncinetto di Granny. È bellissima, è molto facile da fare perché sono solo 4 quadrati di Granny. È molto molto facile, ideale per questo tempo. Iniziamo. Per fare questa giacca bisogniamo di 300 grammi di cotone o di lana come questa e anche un uncinetto dal numero 4 mm. Ricorda che noi abbiamo un negozio online nella Spagna www.lauracepeda.is. Possiamo inviarti tutti questi materiali a casa tua tramite pacco. Tutta l'informazione è qui sotto. Facciamo un nodo così e poi facciamo 5 catenelle. Alla fine chiudiamo in un cerchio con un punto scorrevole così e poi saliamo con 3 catenelle. E facciamo qui dentro del cerchio 2 punti alti o 2 maglie alte così. Poi 2 catenelle. Di nuovo 3 punti alti, 2 catenelle, così per 4 volte. Vedi qui, io alla fine ho fatto 4 volte di questi e adesso facciamo 2 catenelle e chiudiamo qui con un punto scorrevole. Poi facciamo 3 punti scorrevoli di più per arrivare qui e saliamo con 3 catenelle, facciamo 3 punti alti, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti qui dentro. Alla fine facciamo 2 catenelle. E così dobbiamo fare in ogni spazio. Vedi qui, alla fine ho 4 motivi di questi. 2 catenelle, chiudiamo qui con un punto scorrevole e facciamo punti scorrevoli ad arrivare a questo spazio, così. Saliamo con 3 catenelle, facciamo 3 punti alti, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti qui dentro. Qui nel centro solo dobbiamo fare 3 punti alti, 2 catenelle e di nuovo qui nell'angolo dobbiamo fare 3 punti alti, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti qui dentro. E così andiamo a fare tutto il giro. Questo punto io lo conosco come quadrato della nonna o punto granny. Dimmi tu come si chiama questo punto anche. Ricorda, in ogni angolo è un ventaglio di 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. E poi nel centro del quadrato solo sono 3 punti alti, così.
Quillo ho tre giri, ma dobbiamo fare giro, giro, giro ad avere 12 giri. Alla fine abbiamo un quadrato grande di 12 giri e dobbiamo fare anche un altro quadrato uguale di 12 giri, uguale come questi. E anche bisogniamo due quadrati, ma solo di 11 giri ogni. Alla fine sono quattro quadrati, due di 12 giri e due di 11 giri. E sempre negli angoli dobbiamo fare i ventagli e poi nel centro sempre solo tre punti alti. Alla fine deve lasciare, si deve vedere come un quadrato. Vedi qui io ho fatto un quadrato di 11 giri. Ricorda, sono quattro quadrati, due quadrati di 12 giri e due quadrati di 11 giri. Alla fine di avere questi quattro quadrati dobbiamo unire tutti per formare la giacca. Vedi qui ho i quattro quadrati, qui nel centro ho le due quadrati di 11 giri e qui per le maniche ho posto i due quadrati di 12 giri ogni. Ecco come li devi accomodare. Quelli del corpo sono allungati e quelli delle maniche piegati a metà. Vedi qui dobbiamo contare 1, 2, 3. E qui mettiamo un marcapunti, lo stesso dall'altro lato. E alla fine della manica anche un altro marcapunti e dall'altro lato uguale. E adesso qui con il giro numero 12 e con il giro che andiamo a unire questi parti. Vedi, qui dobbiamo salire con 3 catenelle, poi 2 punti alti di più, 2 catenelle, così ad avere tre motivi di questi. Una catenella e con questa catenella uniamo l'altra parte e continuiamo con il punto, così. Una catenella e uniamo di nuovo questa parte, così, vedi come lo faccio. E così dobbiamo unire con lo stesso punto ad arrivare all'altro marcapunti. Vedi qui io ho unito questa parte, vedi che bellissima si vede, con lo stesso punto. Ho arrivato qui dove è l'altro marcapunti, solo ho fatto tre punti alti in questo angolo, ma devo fare lo stesso, devo fare continuare con il punto tutta questa, la parte di sotto, ad arrivare all'altro lato, così. E vedi, solo dobbiamo unire 9 quadrati di 9 motivi di ogni manica. Vedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dall'altro lato solo dobbiamo unire 9 motivi di questi. Qui dobbiamo mettere un marcapunti e cioè dobbiamo fare lo stesso punto, tutto questo, 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 ad arrivare all'altro marcapunti, così. E quando arriviamo a questo marcapunti dobbiamo continuare per finalizzare questo giro e così abbiamo finito questa parte. E dobbiamo fare lo stesso dall'altro lato della parte posteriore. Vedi qui io alla fine ho unito tutti questi lati, vedi che bellissimo si vede con lo stesso punto, non si vede l'unione, è meraviglioso. E ora con i ferri dobbiamo fare il giro finale per le maniche e
E poi con uncinetto dobbiamo fare tutto l'intorno del collo con punto basso. E quando facciamo l'ultimo giro qui nel collo di punto basso, se tu vuoi, puoi saltare i punti per fare questa parte del collo più piccola, ridurre un po', ma se tu vuoi. Vedi qui, io qui nel giro finale del collo vado a fare un giro di punto basso, ma lo vado a fare saltando punti. Dobbiamo saltare i punti per ridurre questa parte, così. Alla fine di questo giro facciamo una catenella e adesso andiamo a fare un giro finale di punto basso gambero, che è un punto basso ma indietro, vedi come lo faccio. E anche qui in questa parte tu puoi saltare i punti per ridurre più questa parte. Alla fine dobbiamo fare il giro finale per le maniche, per quello bisogniamo di ferri dal numero 4 mm, 3 o 4 mm, e vedi, con i ferri con un ferro dobbiamo ottenere punti così, vedi, qui dobbiamo ottenere o dobbiamo prendere due punti. Poi qui un punto, due punti, così ad arrivare all'altro lato. Anche questa parte tu la puoi fare con uncinetto facendo punti alti in rilievo. Uno per sotto, uno sotto, uno sopra. E anche tu puoi fare così questo giro finale. Alla fine io ho sul ferro solo 38 punti. Ricorda che stiamo facendo la parte del polsino della manica. E adesso dobbiamo fare una destra, una retromarcia, una destra, una retromarcia. Dimmi per favore come si dice in italiano. E così per 12 giri. Vedi qui io ho 12 giri e adesso dobbiamo concludere. Vedi, con l'altro ferro prendo due punti e torniamo uno. Prendo due punti e torniamo uno. Così facciamo tutto il giro, tutta questa parte per concludere. Alla fine di concludere dobbiamo tagliare con le forbici, facciamo un nodo così.
Il filo deve essere lungo perché adesso con questo filo dobbiamo cucire con un ago di lana. E adesso con questo ago di lana dobbiamo unire di qui a qui. Vedi come lo faccio? Così vedi un punto di questo lato, un punto di questo lato, uno di qui, tutto questo così. E lo stesso dobbiamo fare dall'altro lato. Lo stesso che stiamo facendo qui lo dobbiamo fare dall'altro lato, dall'altra manica. E anche in questa parte dobbiamo fare anche un giro finale di punto basso e poi un giro finale di punto basso gambero, tutto l'intorno di questa parte. E così amici abbiamo finito questa bellissima giacca all'uncinetto di grani, è molto facile da fare, è molto veloce, vedi sono solo 4 quadrati, è molto molto facile, vedi le maniche, vedi tutti, tutto è stato bellissimo. Grazie tanti per vedermi. Ci sentiamo la prossima settimana. Per favore iscriviti, è molto importante per me e anche è gratis. Dammi like, inviami tutti i tuoi commenti e ricorda, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Un bacione. Ciao!